fa è stata, mi pare, capo del Dipartimento delle Pari Opportunità, quindi ha avuto sia un'esperienza di amministrazione attiva all'interno di una struttura governativa come Dipartimento Pari Opportunità e adesso sta facendo un'esperienza più politica all'interno della Regione Lazio, quindi ha una visione completa, diciamo, della riforma e del mondo del lavoro pubblico in generale. Prego, Isabella. Grazie molte. Il mio è l'ultimo intervento, ma non potrà essere un intervento conclusivo perché le relazioni che hanno preceduto il mio intervento sono assolutamente tecniche ed estese. Invece, il mio è un intervento che chiamerei quasi di nicchia e di settore, al quale dedicherò pochi minuti. Anche perché diciamo, insomma, i tempi sono quasi esauriti. Però ci tengo a raccontare quello che per la Regione Lazio è l'inizio di un percorso e di un cammino, ovvero il recepimento nel mese di febbraio scorso del decreto Brunetta. E perché dicevo un intervento di settore di nicchia? Perché mi si è chiesto di concentrarmi su un emendamento che ho proposto alla Giunta e che poi è diventato un articolo aggiuntivo della legge. E questo emendamento, ormai lo chiamiamo articolo aggiuntivo, è dedicato esclusivamente alle pari opportunità e ha trovato in quell'articolato una sua collocazione e anche una sua importanza. Voglio anche sottolineare, a segno di comune condivisione di certi temi, che se il decreto Brunetta o la Brunettina, l'abbiamo soprannominata in regione, non è passata a maggioranza, questo emendamento, poi diventato articolo aggiuntivo, invece è passato diciamo all'unanimità. Quindi questo mi sembra un buon segnale. Nel momento in cui si è portato in consiglio da parte della Giunta, nella persona dell'assessore delle risorse umane, il decreto, diciamo, il recepimento del decreto legislativo 150 del 2009, mancava, a mio avviso e a nostro avviso, proprio questo aspetto specifico legato alle pari opportunità. Aspetto del quale tra l'altro mi ero occupata insieme al Dipartimento delle Pari Opportunità a suo tempo con il Ministero del Ministro Carfagna e per fortuna abbiamo inteso introdurre questi elementi che riguardavano il personale. Ci sembrava importante colmare questa lacuna, questo vuoto, perché a nostro avviso non si può investire sulla motivazione e sulla produttività dei dipendenti prescindendo da tutto ciò che ruota e rientra nelle questioni di pari opportunità. Pari opportunità in senso ampio ed esteso, quindi non c'erano accenti che riguardassero solo ed esclusivamente le donne, ma proprio un concetto più estensivo di pari opportunità. E soprattutto ci sembrava pertinente con l'aspetto motivazionale anche andare a correggere degli squilibri che purtroppo esistono in tutte le amministrazioni, esistono nel privato ma esistono anche nel pubblico, squilibri di carattere di genere fino a squilibri quantitativi che possono riguardare per esempio la retribuzione, diciamo, il salario a parità di lavoro svolto. Quindi abbiamo aggiunto un articolo proprio sulle pari opportunità. Il concetto direi che è quello che poi è contenuto nel preambolo di valorizzare le differenze di genere maschile e femminile. Poi il secondo elemento direi che è il riconoscimento del valore sociale sia della maternità che della paternità e poi una serie di abbiamo enucleato una serie di azioni positive che abbiamo chiamato correttive. Perché? Perché le azioni positive evidentemente sono già ampiamente previste, le abbiamo chiamate azioni positive correttive proprio perché mirate e tese a correggere i difetti e a correggere gli squilibri o le mancate applicazioni o il mancato rispetto di alcune applicazioni quando previste. E naturalmente non abbiamo potuto escludere, non abbiamo voluto escludere gli aspetti che sono legati alla realizzazione piena delle pari opportunità, che sono gli aspetti di una tutela antidiscriminatoria, che naturalmente è il mancato riconoscimento, la mancata realizzazione di pari opportunità. E quindi abbiamo introdotto anche il principio di prevenzione di situazioni di discriminazione, abbiamo fatto riferimento anche se c'è evidentemente una normativa europea su questo e una normativa nazionale, abbiamo fatto riferimento alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e abbiamo anche introdotto un concetto di monitoraggio degli incarichi conferiti e anche della distribuzione della premialità a salvaguardia che questa distribuzione della premialità non si traducesse in
in una forma discriminatoria con uno specifico di genere. E naturalmente abbiamo fatto un esplicito riferimento a quel fenomeno ormai, se non dico statisticamente dimostrato, ma comunque stimato dal punto di vista quantitativo, delle differenze di retribuzione tra donne e uomini, cui facevo riferimento prima. E naturalmente c'è anche un riferimento agli aspetti legati ai congedi di maternità, di paternità e ai congedi parentali, e un, come posso dire, una tendenza a favorire anche tutti quegli elementi di reinserimento nel lavoro nel momento in cui si è usciti o sospeso l'attività per le scelte appunto legate al lavoro di cura, diciamo, che si tratti di maternità, paternità, congedi o altre esigenze comunque che rientrano a pieno titolo nel nodo, diciamo, del cosiddetto lavoro di cura. E infine abbiamo introdotto elementi a garanzia di un'organizzazione flessibile del modello, diciamo, di lavoro, dell'orario di lavoro, per meglio conciliare appunto le esigenze tra vita lavorativa e vita familiare. Io non entro nel dettaglio perché l'articolo consta di alcuni commi, non moltissimi, ma insomma non credo sia utile dettagliare, quanto a conclusione quello che vorrei sottolineare è non solo quello spirito di condivisione a cui facevo riferimento prima, che in consiglio c'è stato tra maggioranza e opposizione e mi è sembrato un segnale di grande responsabilità e anche di maturità diciamo politica, ma direi anche che è stato importante, almeno per la vita del nostro consiglio, nel momento in cui si è andata a recepire una riforma davvero strategica per la pubblica amministrazione, davvero importante per la vita dei dipendenti, ma anche per i servizi che ognuno di noi riesce poi a offrire. Quindi un nodo, diciamo, strategico, un passaggio che segna un prima e un dopo l'attuazione di questa riforma. Sicuramente il passaggio in consiglio non determina l'attuazione immediata, perché questo richiede, come si diceva prima, tutti i relatori l'hanno sottolineato dal loro punto di vista, che questa riforma ha bisogno di tempi, non tempi vuoti, cioè tempi pieni di attuazione e di recepimento. Quindi noi siamo da questo punto di vista all'inizio, però credo che sia stato importante intanto colmare quel vuoto, e nella vita del nostro consiglio anche per i dipendenti, e la riforma riguarda tanto i dipendenti della giunta quanto i dipendenti del consiglio quanto i dipendenti, diciamo, del comparto sanità, perché abbiamo esteso anche loro gli stessi aspetti. Quindi per i dipendenti della Regione Lazio è una riforma veramente importante. Questo segnale condiviso tra maggioranza e opposizione di salvaguardia delle pari opportunità inteso in senso ampio, credo sia stato un buon segnale. Come credo che il riconoscimento del valore sociale di maternità e paternità, e collegare questo a un aspetto anche motivazionale, credo che sia un elemento importante. Dal nostro punto di vista, questo intervento nell'articolato ha voluto anche colmare un po' lo scarto esistente che c'è tra le cosiddette norme di pari opportunità previste, descrittive, sancite, garantite, e però la parità sostanziale, cioè la parità poi di fatto, la parità di prassi non solo quotidiana ma anche, diciamo, nel luogo di lavoro. Quindi ci riteniamo, e penso di poter parlare anche a nome dell'opposizione che c'è nella Regione Lazio, ci riteniamo soddisfatti almeno per questo articolo aggiuntivo che è stato in realtà giudicato come una sorta di accelerazione sugli aspetti, sui percorsi tesi alla realizzazione delle parità e delle pari opportunità. Voglio soltanto in conclusione leggere il comma 1 dell'articolo poi divenuto 19 nell'articolato di legge, intitolato pari opportunità, valorizzazione delle differenze di genere e valore sociale della maternità e paternità. Nel comma primo la misura si recita così: la misura e la valutazione delle prestazioni e dei risultati è svolta salvaguardando le pari opportunità, la valutazione delle differenze di genere e la tutela del valore sociale della maternità e della paternità. Poi seguono commi di dettaglio, però credo che il principio ispiratore, e che mi auguro, penso, possa essere condiviso anche nelle regioni che ancora non hanno legiferato in questo senso, non hanno declinato in questo senso, credo che sia un principio utile a tutti. Grazie. Grazie Isabella, io non sapevo di questa iniziativa della Regione Lazio, ma
Mi ha veramente colpito positivamente questa testimonianza perché credo che sia un'iniziativa legislativa che vada nella direzione giusta. Io, questa è un'opinione personale, io credo che le donne non hanno bisogno di quote, di garanzie, diciamo, legali per essere premiate, credo che abbiano solo bisogno di un'organizzazione del lavoro che le metta in condizioni di dimostrare quanto sono brave e come sanno lavorare. E quindi in questo senso, diciamo, la norma sulla flessibilità dell'organizzazione dell'orario di lavoro è sacrosanta, diciamo. Sì, sì, questo sì, però solo in Italia, diciamo, se non si lavora dalle 9 di mattina alle 9 di sera c'è qualcosa che non va, diciamo, in molti altri paesi il tempo di lavoro è ritenuto più che sufficiente se contenuto in un arco temporale più ridotto, a condizione ovviamente che i risultati siano quelli accettabili. Invece l'organizzazione del lavoro tipicamente italiana, diciamo, che in genere, soprattutto per le strutture più di responsabilità dirigenziali, diciamo, non vede limiti temporali, pregiudica soprattutto, questo è evidente, soprattutto le donne, in particolare le donne madri, e questo è obiettivamente ingiusto. Quindi, diciamo, una normativa che consente alle donne di dimostrare le loro capacità senza, diciamo, quelle norme un po' fastidiose, diciamo, che assicurano una percentuale di presenza negli organismi o nelle elezioni o nei consigli di amministrazione, credo che sia la via giusta per garantire delle pari opportunità effettivamente sostanziali. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo sentito, diciamo così, da questi interventi che si tratta di una riforma difficile, complessa. Tutti hanno detto, da ultimo anche Isabella Rauti, che è una riforma che richiede tempi di applicazione lunghi, ma non perché, appunto, le amministrazioni vogliano, appunto, eludere questa normativa, ma proprio perché la complessità e il cambiamento di mentalità che implica questa riforma richiedono obiettivamente dei tempi lunghi. Credo che tutti siamo impegnati, ognuno per la nostra parte di responsabilità, la politica, la dirigenza, il personale, i sindacati, anche i cittadini per la parte loro, perché hanno anche loro il diritto di partecipare a questo cambiamento di mentalità, anche esercitando i loro diritti. Siamo tutti impegnati a una vera rivoluzione della pubblica amministrazione italiana e speriamo che questo governo e il ministro Brunetta alla fine lasceranno un ricordo in questo senso. Grazie a tutti.